Un caro benvenuto a voi tutti che avete scelto il nostro programma. Oggi vi leggerò il versetto 8 del capitolo 6 di Isaia. Poi udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: Eccomi, manda me. Questo versetto l'ho sottolineato tanti anni fa sulla mia Bibbia. Questo versetto ci pone di fronte a una domanda che non riguardava soltanto e non riguarda ancora soltanto il profeta Isaia, ma riguarda ciascun cristiano. Il Signore sa che c'è bisogno di operai. Ciascun cristiano deve collaborare alla causa dell'Eterno, all'evangelizzazione, a seminare il buon seme, a portare la parola di speranza, che è appunto il Vangelo. E Gesù disse: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Gesù quindi fa un invito a ciascun convertito: Chi manderò? E la risposta deve essere uguale per tutti: Eccomi, manda me. Il Signore ha un piano per ciascuno di noi, secondo delle nostre caratteristiche personali, caratteriali, eccetera. Ma Lui ha un piano preciso, e se Lui ha un piano preciso, significa che noi possiamo riuscire in questa impresa, possiamo assolverlo. Certe volte sono i nostri timori a bloccarci, ci sottovalutiamo, che non è indice di umiltà. Ma se noi ci fidiamo del Signore, sappiamo che Egli non può sbagliare. Se ha visto in noi quel dono, quel talento, significa che noi possiamo riuscire nell'impresa. E allora, chi manderò? Chi andrà per noi? Rispondiamo tutti quanti insieme all'unisono: Eccomi, manda me. Signore, grazie per averci coinvolto nella tua opera meravigliosa. Io vi saluto, alla prossima.